mattina, sì. E siamo in compagnia di Andrea Poltronieri, noto musicista ferrarese che sicuramente tutti voi conoscete, che ci ha appena deliziato nel corso dell'intervallo, sì, con la sua musica, realizzando, sì, un tour con gli stadio. Esatto. Andrea, che cosa ci vuoi dire? Voglio dire che è stato un momento, siccome questo brano che ho fatto è un brano che ha suonato musicisti non italiani, e quindi è un progetto internazionale, e mi sono sentito veramente quasi mi sembrava che sia Ferrara, anche perché è un brano abbastanza un funky così, è stata un'emozione nuova e molto bella, soprattutto con questa canotta mi sono sentito molto, speriamo che portino bene, che anche, mi ero messo anche le ali. Sì, le ali ai piedi, speriamo. Io che... lo spero, ho anche pestato una foglia, insomma. È sempre meglio una foglia che altre cose. Questa decisione di venire a suonare oggi qui al, sì, palazzetto nel corso della partita della Mobile, da cosa nasce? Nasce da un invito, dico la verità. Il mitico Dido che mi ha invitato, mi ha invitato lui, dico la verità, però appena me l'ha detto ho detto dai, è bello, speriamo di essere all'altezza, che sia una cosa che possa funzionare. È stato un esperimento che secondo me a me è piaciuto, poi non lo so, secondo me potrebbe essere, sai, sono quei posti, è bello suonare il sax nei posti dove uno non direbbe mai di domenica a quest'ora durante la partita di basket. È sì, un'esperienza bellissima. È un luogo pieno di energia, sì, poi, pieno, sì, di fervore. Sì, poi è bello il basket, cioè io lo seguo da poco e suonando qui di stadio. Devo dire che Gaetano Cureri è un tifoso della Fontella, non mi ricordo se la Virtus o la Fortitudo, cioè proprio come dire il Milano Inter, però so che veramente è sfegatato, so che il disco mio sta quasi finito, finalmente, come un bambino, e doveva uscire nel 2012, però il 2012, lo dico sempre, ha aperto troppe crepe in tutti i sensi e voglio che esca nel 2013. 4 marzo, la data ufficiale sulle piattaforme, quindi iTunes, Amazon, eccetera, e poi non so se, perché poi dovrebbe uscire anche nei negozi, speriamo, però prima andrò negli Stati Uniti. Con Davide Romani, che è produttore di questo disco, che lavora spesso negli Stati Uniti, e andremo a proporlo a qualcuno, sperando che possa piacere. È un disco strumentale con 6 inediti e 4 cover, e 2 anni di lavoro dove veramente è la prima volta che faccio qualcosa, che avrò in mano qualcosa su cui credo veramente. E quindi vi romperò le scatole, vi porterò il mio disco, rifaremo l'intervista. Ha un titolo particolare, posso dirlo? Certo, prego. Perché poi uscirà sia in inglese che in italiano il titolo. Il titolo è Ubriaco di vita. Mi rispecchia moltissimo e spero che anche quello dietro la telecamera lo è, perché è Ubriaco di vita, tu anche. Quindi ragazzi, vi darò la maglietta quando ce la vuoi. Ringraziamo e facciamo un grandissimo bocca al lupo. Grazie, bacio. Però lo voglio anch'io questo. Me lo metti su? Eh sì, eh. Su mio Facebook. Yeah.